abbiamo vista in lacrime nel momento in cui Amadeus ha annunciato la tua vittoria a Sanremo Giovani. Allora ti chiedo come sono andati poi queste settimane successive, come ti stai preparando anche emotivamente a quel palco? Allora, il giorno dopo Sanremo Giovani mi sono guardata allo specchio e ho realizzato: vado a Sanremo. Perché lì per lì ovviamente l'emozione era tanta e non ho avuto il tempo di pensare, ho festeggiato e senza pensare a niente. Queste settimane sono molto emozionata, molto carica, non vedo l'ora di essere lì, ho avuto l'opportunità di provare all'Ariston la settimana scorsa e andrò anche questa settimana di vederlo per la prima volta, questo teatro, dal vivo. E mi sentivo una bambina che andava al Luna Park, perché quando vedi le giostre che dici oddio non vedo l'ora di salirci, e salire su quel palco e provare con l'orchestra è stato magnifico. Sto vivendo queste settimane godendomi giorno per giorno le persone che amo, allenandomi con il mio vocal coach Maurizio Zappatini, che mi ha aiutato tantissimo nell'ultimo anno e mezzo, e per il resto mi alleno tanto, vado molto in palestra perché amo sfogarmi con lo sport e basta. Dopo Boulevard, il brano che porti all'Ariston, Diamanti Grezzi, che storia ha alle spalle, un po' come è nato e come ti racconta? Diamanti Grezzi nasce dalla necessità che avevo di raccontare l'accettazione delle nostre fragilità, la riscoperta di ogni giorno. È sicuramente un brano universale, che però racconta anche me, è un invito a accettarsi per quello che si è, a essere un diamante grezzo senza paura di sbagliare, senza paura di fare male un qualcosa. E questo è il bello della vita, no? Che è tutto inaspettato. È nata in studio con Alessandro Lacava e Francesco Catitti. È stato bellissimo crearla, è stato un momento davvero, una giornata molto emozionante. Io ogni volta che vado in studio entro con emozioni contrastanti e diverse, e quel giorno ero particolarmente felice e positiva. E così è nata Diamanti Grezzi. Perché hai scelto proprio questa traccia per il Sanremo Big? Quando l'abbiamo scritta in realtà non era nata come traccia per Sanremo. Più io di base, quando sempre per quel raggiungimento della perfezione, quando faccio una canzone la voglio subito cancellare. Dico no, rifacciamo da capo ogni volta. E allora mi sono data un giorno e l'ho ascoltata il giorno dopo. Io non l'ascolto mai subito perché magari appunto ho questo effetto. E più l'ascoltavamo, più Ali mi scriveva: ma questa canzone secondo me dovremmo, è questa quella per Sanremo, è nel caso in cui tu passi Giovani. E io mi sono convinto, ho detto sì, assolutamente, anche per il messaggio che c'è dietro, il mio anno è proprio rappresentativo anche di me. Senti, l'artista che sei diventata, stai diventando sullo schermo, nella musica, quindi sul palco, cosa direbbe, quale carezza farebbe a quella ragazzina che ha attraversato la fragilità tanto da sentirsi di quasi non voler uscire di casa? Di non crollare, di non aver paura, di star più serena e tranquilla. Cioè, se potessi tornare indietro mi direi: calmati, placati, stai più serena, non arrabbiarti con te stessa. Oggi quante volte te lo dici questo? Meno, ma me lo dico comunque, perché è un insegnamento, cioè tutti i giorni sono nuovi, no? Quando vivi, quando esci di casa, quando ti svegli, e comunque sì, è sempre bene ricordarmelo e ricordarlo anche alle persone a cui voglio bene. Di fatto imparare a non essere i primi nemici di se stessi è una lezione che insomma richiede tempo, no? Sì, molto. Però dall'esterno insomma ti sono arrivate conferme, riscontri. Quanto aiuta questo tipo di risposta attorno, anche professionalmente o personalmente, in quello che è un percorso poi che parte dalla propria testa, dalla propria sensibilità? Ma secondo me il supporto altrui, anche le opinioni che altri hanno di te, ovviamente ti influenzano. È impossibile, è inevitabile, cioè non siamo macchine. E quindi vedere questo supporto mi rende tantissimo felice, perché appunto ripenso alla me di qualche anno fa. Nel testo fai riferimento a parole che lasciano il segno. Ci sono state delle parole, ci sono oggi parole o commenti, penso anche ai social, comunque l'esposizione ormai è anche in quel tipo di vetrina, che ti feriscono, ti hanno ferito più di altre? Ma sui social no, in quello riesco a lasciare andare, anzi quasi mi diverte a volte leggere i commenti. Sicuramente le parole che fanno più male magari sono le parole che ti dicono le persone che ami. Alle volte ci si fa del male, no? Inesorabilmente è la vita.
e quelle sicuramente sì, fanno male. E dopo Sanremo c'è in uscita un album e un tour, entrambi primo. Primo, che fantasia. Sì, no, quest'anno davvero è stato splendido, non saprei trovarti, mi sto cercando di vivere momento per momento tutto e mi sentivo che era il momento giusto per far uscire il mio album, il mio primo album, e poter portare le canzoni di quest'album nel mio primo tour con una band sarà sicuramente fantastico. Senti, la tua canzone di Sanremo per eccellenza qual è? Allora, la mia canzone, ma io sono molto legata alla notte di Arisa, che la portò nel 2012, secondo me è fortissima, quindi ti direi la notte di Arisa. Sarai anche nelle vesti di presentatrice nella serata off. Bellissimo, non vedo l'ora. Quindi da chi ti piacerebbe essere presentata e chi vorresti, se potessi scegliere, presentare? Allora, mi piacerebbe che mi presentasse o Loredana Bertè, un nome così, a caso, o Joliet. Presentare, ma ti direi chi, qualsiasi artista, comunque sono tutti fortissimi, quindi li lancerei bene. Senti, il lato Fanta Sanremo, sei impegnata o...? Guarda, io penso che sia super divertente, è una bellissima iniziativa, vedo i miei amici che mi mandano, mi raccomando, Cla, devi farmi vincere, quindi lo trovo molto divertente, ovviamente non bisogna esagerare, però è bellissimo. L'augurio che ti fai o che ti farai prima di salire sul palco? Vivermela al 100%, dare il tutto per tutto. Grazie, Cla. Grazie.